ragazze, vi ritrovate su Angela Biotrucco. Oggi faremo insieme questa splendida acconciatura che è adatta adesso che comincia a fare caldo anche di sera. Ma se non fa caldo di sera, io vi consiglio di realizzarla per uscire di giorno, perché anche in molto pratica tiene i capelli lontani dal viso e anche dal corpo. Quindi, per esempio, se dovete andare a fare la spesa, con questa tipologia di acconciatura vi troverete molto comode, perché non vi si impiglieranno i capelli intorno, non vi andranno davanti al viso. Allo stesso tempo è anche piuttosto elegante, perché dà un tocco di particolarità alla treccia posta sulla sommità della testa e non è la solita appunto coda che subito dà l'idea di capello poco curato, secondo me. A me non piacciono molto le code fatte così in maniera semplice, preferisco abbinarle o un'attaccatura di treccia, un nodo. Spero che questa video acconciatura vi possa essere utile. Secondo me, se siete delle persone molto semplici, questa tipologia di coda può andare bene anche per un'occasione particolare, come una cerimonia, un matrimonio, eccetera eccetera. Quindi ve la propongo appunto per questa estate, primavera estate. Vi lascio al video tutorial. Ho iniziato spazzolando benissimo i capelli, soprattutto quelli vicino all'attaccatura. Ho diviso la sommità del capo sezionando una piccola parte aiutandomi con uno stick. Questo lavoro si può fare benissimo con il manico di un pettine a punta. Poi ho raccolto in una coda provvisoria il resto dei capelli e ho preso una ciocca dalla parte vicina alla fronte, l'ho divisa in tre sezioni e ho iniziato la mia treccia olandese, facendo passare le ciocche estreme verso sotto e via via aggiungendo una piccola ciocca dai capelli rimasti sciolti, sempre verso il centro. Quindi faccio passare la ciocca estrema verso il centro e poi vi aggiungo una piccola ciocca. Prima da destra e poi da sinistra. Proseguo via via finché tutti i capelli non sono finiti. Prendo una mollettina e la tengo ferma provvisoriamente. Sciolgo la coda e inizio a stirare all'indietro con la spazzola i capelli. Così inizio a dare forma alla coda, che terrò ferma con un elastico. Io solitamente gli faccio fare tre giri per avere una presa abbastanza ferma. Tocco finale lo styling con il gel ai semi di lino che applico sulla testa. La preparazione del gel ai semi di lino ve l'ho fatta vedere in un video. Vi metto il link nel box informazioni. Questa è la treccia a coda. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, se vi entusiasmano e vi servono altri video di acconciature, scrivetelo nei commenti qui sotto, perché mi fa comunque sempre piacere realizzare qualcosa di particolare per voi, per poterla condividere con il vostro mondo. Ci vediamo alla prossima su Angela Biotrucco. Ciao!